Per l'ultimo episodio della serie dei team monoregionali competitivi ci ho provato a fare qualcosa di un po' sensato, ma alla fine ho optato per fare ancora una volta qualcosa di molto stupido. E quindi ho pensato, ma se Mausold con Beat Up, picchiaduro, può boostare Annihilate, che è il suo Rage Fist, perché non può fare la stessa cosa con il Sottil Guscio di Arma Rouge? Diventa un turbo Arma Rouge, cioè diventa un Arma Rouge di una velocità incredibile. E poi abbiamo Stored Power, veicola forza, che per ogni nostro aumento di statistica questa mossa aumenta di potenza. E inoltre c'è la Vulnero Polizza, che facendoci addosso una mossa buio su un tipo psico ce l'attiviamo e facciamo, insomma, un casino incredibile. Il team potrebbe sembrare un simil Trick Room, no? È vero che non c'è Indeedee, ripeto, però insomma, Arma Rouge con Red Director a fianco e poi Ursaluna potrebbe sembrare un Trick Room, non lo è assolutamente. Se volete provare anche voi questo turbo Arma Rouge, in alto c'è il codice del rental da scaricare, in descrizione trovate il paste. Detto questo, noi ci buttiamo subito in Battlespot e vediamo Turbo Arma Rouge cosa riesce a combinare oggi. Nel mentre, ragazzi, vi ricordo che sul canale trovate tutti gli episodi della serie da prima a ottava gen. Dobbiamo fare solo attenzione se il Farigiraf ci mette Trick Room, perché noi, vi ricordo, siamo una finta Trick Room. Può darci fastidio il Electabuzz perché si redirecta lui addosso il Beat Up, però potrei comunque partire di Topini per fargli taunt a Annihilate. Poi proviamo Arma Rouge e io ci metterei anche Kilowattrel nel late. Va bene contro Rilla, colpisce abbastanza duro Annihilate, vediamo. Annihilate Electabuzz, ok. Ora, il nostro Annihilate è max speed. E terra fuoco. Quindi attenzione solo a Ursaluna, eventualmente. Però io non tererei adesso, farei taunt qui. E vi dirò, farei un bulk up, onestamente. Follow me, ok. Lui pensa che facciamo il beat up, ovviamente. Ombra artigli, lui è scarf. Ok. Scarf perché o abbiamo perso una tie, ma ombra artigli mi dà più l'informazione che possa essere uno scarf. Allora, noi adesso abbiamo tauntato Electabuzz. Potremmo farci beat up, oppure sono qui. Allora, è vero che lo reggiamo benissimo un altro ombra artigli, perché siamo diventati a più uno di difesa. Però farei comunque sono qui. E Rage Fist su Annihilate. Ok, dai, è Scarf, perché è lockato lì e allora abbiamo fatto molto bene. Ok, Scarf perché è venuto giù come un grissino, quindi Invertivolt, ok. Di solito potevano anche avere Electroweb, che ci avrebbe boostato l'attacco, perché con Defiant ci cala la velocità, ci aumenta l'attacco. Però c'ha Invertivolt, vabbè. Farigiraf, quindi attenzione. E se è un po' furbo ributta Electabuzz. No, Rilla, ok. Va bene. Allora, noi... io farei così. Userò la mia Terra su Mausold per non prendere Fake Out e fare Taunt su Farigiraf.
che non voglio Trick Room. Anche se, a dire la verità, lui non ha Ursa Luna dietro, quindi in realtà se poi mi fa Trick Room io ho King Gambit dietro. No, non ho King Gambit. Allora no, va bene fare così. Non voglio Trick Room. E qui potremmo fare... Non ho Terato però, aspetta. Così. Qui mi devo muovere, posso fare Rage Fist su Rilla. Facciamo così. Lui non mi ha fatto Fake Out, quindi diciamo che la mia Tera l'abbiamo un po', tra virgolette, buttata, però... Ah, è Mental Herb! Porca vacca! Mental Herb fa rigirare, ragazzi. Mazzolegno ci tira giù. No. Ah, perché abbiamo fatto il Bulk Up, è vero. Bulk Up ci ha salvato. Psico Rumore. Non aveva fatto Trick Room. E allora... vabbè. E allora attiviamo il Turbo Arma Rouge, ragazzi. Vai. Allora, l'unica è... vabbè, è arboscivolata su Mausold. Direi che la reggiamo. Però metti che non la reggiamo. Metti che lui è Miracle Seed. Farei allora Protect e tiriamo giù Rilla. Se entra Electabuzz su Rilla, vabbè, Electabuzz prenderà una bella pigna. Però lui Terra, fuoco, vabbè. Ok, ci può stare. Helping Hand. Cosa fai? Fai High Horse Power su Arma Rouge? Sì. Tra l'altro lui è più veloce di me. Vabbè, ora non più, però. E mi ha attivato anche la Weakness Policy. Quindi vediamo adesso, perché lui è chippato anche, se non è a V viene giù. Oddio, forse anche se era a V, perché comunque va bene. Certo che anche lì giocatone, faccio follow me e non mi levi neanche. Vabbè, data bene così. Ora noi dietro abbiamo il Kilowatt e il Sash. Questo conviene concentrarci su Electabuzz più che su Farigiraf in this moment. Lui cosa mi può fare? Follow me. Allora, facciamo follow me. Taunt qui. Si sa mai che non fa follow me. E a questo punto cos'è più? Noi siamo a più. Non ho tanto tempo per guardare. Ma facciamo corazza cannone, dai. Allora, noi eravamo a più. Era una 80. Il veicolo a forza. Quindi va bene, corazza cannone. Faceva di più. Ah, per poco non è venuto giù. Peccato perché Taunt poi andava su Farigiraf. Se lui adesso mette Trick Room. Infatti. Allora, qui a questo punto...
Avere avuto onda calda qui era bellissimo, però. Qui facciamo follow me. E qui intanto ci sbarazziamo di Electabuzz. Adesso non è che faccia granché. Proverei a tirare di nuovo corazza cannone su Farigira a questo punto. Ok, reggiamo benissimo. Non ci si attiva. Ah, vabbè, non ci permette di curarci. Avevamo la Citrus eventualmente. Vabbè. Un danno che ci piace, eh? Un danno che ci piace. Va bene. Adesso lui è rimasto con Electabuzz e noi abbiamo anche Kilowattrel dietro, proprio in ciabatte. Vabbè, gli diamo la soddisfazione di tirarci giù i topastri. E Arma Rouge, finisce. Bene, 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 benissimo. Allora, non ci siamo turbo attivati con i beat up, però comunque diciamo che ci ha fatto tutto lui. È stata comunque una prova convincente di Arma Rouge. Vediamo la prossima. C'è un infiltrato. Cioè, cosa fa Lilligant con la neve? Boh, vabbè. Allora, ho poche certezze nella vita io, ok? Però sono abbastanza convinto che Annihilate qui fa bene. Vabbè, dai, posso partire Mausolda Annihilate, banalissimo. E poi proverei Ursaluna, King Gambit. Stavolta lasciamo a casa il Turbo Arma Rouge. Turbo Rouge, Turbo Arma Rouge. Ninetales Inchi. Ok. Allora, grazie per il Defiant. Allora, mi piacerebbe tauntare Ninetales. Se io terrò fuoco a Annihilate, dopo, vabbè, divento un po' più debole a Gastro eventualmente, però magari qui non l'ha portato. Allora, tauntiamo Ninetales. E eventualmente al posto di Inchi, che magari forse lo leva, chi ci può entrare? Among Us. Farei Drain Punch su Inchi. Proprio safe, safe. Lui, vabbè, fa... Ah, non ho tirato. Grande, sono un genio. Buon danno su Inchi. Si mangia la bacchina o baccona? Bacchina. Vediamo se lui mi ha fatto Moonblast, se mi ha fatto Aurora Veil, ha fatto Moonblast. Ok, droppami! Ok. Allora, a questo punto io posso fare Follow Me e Rage Fist a questo punto super basta su Ninetales, anche se c'è il boost della neve che lo protegge un po' dagli attacchi fisici. Schioppa sicuramente. Abbiamo trovato Inchi Protect, ragazzi. Vi dico solo questa. Inchi Protect. Quando vi dico che con noi non ci si annoia mai. È vero, eh. Vabbè. Tra l'altro questo era un Ninetales più lento di Annihilate.
No, non ho visto bene cosa ha fatto. Vabbè. Comunque sia. Vediamo chi entra adesso. Mi sono un po' perso. Lilligant. Ok. Ora, la cosa è... Io sono safety goggles. Con Annihilate. Quindi Lilligant non ci fa paura. Potrei fare... Protect con Mausold, così non mi prendo una zuffa addosso. E chi mi ci potrebbe entrare lì sopra? Boh. Facciamo sempre Drain Punch su Inch. Vai. Niente, non ci vuole neanche provare, effettivamente. Insomma. Gli abbiamo dato una bella rumba, eh. Ok, qui la situazione inizia a essere un po' più scottante. Qui è da Kilowattrel. È da partire di Kilowattrel. Ok. Che è più veloce di Sneasler. Kilowattrel Annihilate non mi disgarba. Proverei a fare Mausold Arma Rouge dopo. Anche King Gambit non era malaccio. Vi dirò. Non era malaccio neanche King Gambit. Però, vabbè. Il suo Dragonite un po' ci può dar noia. Se mi fa Extreme Speed, praticamente mi annulla il vantaggio di velocità del nostro Turbo Rouge. Vediamo. Ninetales Dragonite. Ok. Qui è un po' da vedere il Dragonite com'è. Un po' da vedere il Dragonite com'è. Allora, io ci farei sicuramente un Tailwind. E poi potremmo fare... Ma intanto un Rage Fist su Dragonite da spaccare il multiscale. O è meglio un Drain Punch, perché metti che lui terra normale... Facciamoci Drain Punch. Anche se non molto efficace, metti che lui terra normale per farmi Extreme Speed. Va bene. Vediamo se mi fa Moonblast o se fa Aurora Veil. Bora. Ok. Allora, crit su Annihilate, grazie. Ora vediamo se mi fa Extreme Speed su Kilowattrel. Noi proviamo a fargli rimonta. E a questo punto, se io terro lui dietro, chi ha? Il Tero potrebbe andarmi bene anche la Terra in realtà. E facciamo... che se mi limita era normale è un problema. Vabbè, proviamo così. Potrebbe farmi Extreme Speed senza terare. Nel caso mi libera una slot. Quindi va bene. Faccio entrare un altro Pokémon sotto Tailwind. Lutera. Vediamo se è normale. No, è folletto. Ok. L'ho fatto bene. Ninetales, che noi non abbiamo minimamente cagato di striscio. Effettivamente l'Extreme Speed va bene. Ok. Vedi, King Gambit era una grande pick. Purtroppo l'abbiamo lasciato a casa. Mausold.
punto ci facciamo beat up. E il Rage Fist lo facciamo su Ninetales adesso. Può essere che lui protegga il Dragonite. No, ritira Ninetales. Cursa Luna. Ok, quindi non si prende niente. Va bene. Mi sta stallando Tailwind. Ok. Allora, vediamo se tipo protegge Ursaluna e mi fa Extreme Speed su Annihilate. Potrebbe fare una cosa del genere. No, proviamo a fare Follow Me. Anche se lui secondo me va di mossa spread. Non ha protetto Ursaluna. Sei un pazzo. Non ha fatto neanche Extreme Speed. Ok, Dragonite ci saluta. Potevo fare Drain Punch su Ursaluna, recuperavo tantissimo Air Power. Ok. Adesso recuperiamo con la Citrus e ne reggiamo anche un altro. Per poco. Adesso non ci abbiamo più la Tailwind. Entra Ninetales. No, l'altro Annihilate. Chi protegge dei due adesso? Un po' tricky come situazione. Allora, proviamo a fare Follow Me. E proviamo Drain Punch su Ursaluna per recuperare un po' di PS. Vediamo chi protegge dei due eventualmente. Protegge Annihilate. Quindi abbiamo fatto la scelta giusta. Non ha preso niente. Però, vabbè, abbiamo recuperato un po' di PS. Blood Moon, va bene. Scelta giusta, un par di palle. Smette di nevicare. Ci rimane il nostro fantastico Turbo Armaruccio. Adesso fammi pensare. Lui potrebbe con Annihilate colpirmi Armaruccio con Rage Fist. Annihilate ha protetto adesso. Quindi mi dovrei accanire su di lui. Non mi piace particolarmente l'idea di dropparmi, però devo farlo. Lui se ne va e allora probabilmente killiamo Ninetales. Vediamo se protegge Ursaluna, ti prego fallo. Non lo protegge, magari a V allora a questo punto. Okay. E allora vediamo, perché il corazza cannone adesso fa malaccio, eh. È a V, dai. Vediamo, Air Power, salutiamo Annihilate, sì. E allora adesso è un po' tragica come situazione. Vediamo.
Allora, in realtà dipende, nel senso che... Allora, noi potremmo fare... Potremmo fare Protect per doggiargli la sua Protect. Il problema è se Annihilate fa Bulk Up in questo turno. Vabbè, e facciamo Aura Sphere di qua. Vedi, faceva gran fisico. Quindi è andata bene così. Attenzione perché lui è più veloce, eh? E noi siamo droppati. Allora, a questo punto niente, l'unica cosa che possiamo fare è fare Stored Power sperando di reggere il suo Rage Fist, che è a potenza 50, però lui ha più 1 e io sono a meno 1. Vediamo ragazzi, più di così non posso fare. Ok, resistito, abbiamo resistito. Quindi, ora... O mai più. Arma Rouge, devi farci l'impossibile. Sì, Turbo Arma Rouge! Mamma mia! Grandissimo, fantastico. La scammata da Battlespot per una volta l'abbiamo fatta noi. Bene ragazzi, siamo alla fine del video e anche alla fine della serie, perché abbiamo provato un team monoregionale per ogni regione. Spero che vi siate divertiti, nel caso vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se non l'aveste fatto. Il prossimo regolamento del Battlespot torna quello di Reg G, tornano gli Uber, dove noi abbiamo interrotto questa serie perché ci è cambiato il regolamento sotto i piedi, quindi non escludo di proseguire dove ci siamo fermati. Magari nel frattempo si può provare a fare qualche altro video con altri team del momento. E quindi niente, io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video.